Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi andremo a realizzare il tutorial del ciondolo dei doni della morte. Questo è il ciondolo che appunto ho realizzato molti anni fa e quindi adesso voglio mostrarvi come andrò appunto a realizzare il ciondolo dei doni della morte. Ovviamente sono tutte tecniche di base. C'è appunto il triangolo fatto al peyote e poi il centrale fatto al cubic row. Andremo a utilizzare le Delica 110 per il triangolo. Per quanto riguarda la parte questa qui interna, che come vedete gira, vedete? Gira. Questa parte qui andremo a realizzarla con Rocaille 150 e ovviamente ci occorre anche un chiodino. Andremo a realizzare in primis la parte del triangolo e poi successivamente andremo a realizzare la parte centrale e poi a collegare tutti i vari elementi. Partiamo con il tutorial. Io ovviamente non andrò a realizzarlo un altro in colorazione argento, ma andrò a realizzare un ciondolo di doni della morte molto colorato, con dei colori molto pastelli. Infatti andrò a scegliere queste due tonalità. Voi potete tranquillamente scegliere anche una sola tonalità di Delica e abbinato appunto alle Rocaille 150 centrali per fare tutto tono su tono. Vi lascio al tutorial. Primo passaggio, inserite 51 deliche di base, chiudete la lavorazione a cerchio e effettuate due nodini. Queste sono appunto le 51 delica e quindi vado a chiudere la lavorazione a cerchio. Questo è il risultato. Chiuso la lavorazione a cerchio, ho effettuato due nodini e unito anche i fili con un altro piccolo nodino. A questo punto inserite due delica sul vostro ago e vedete, il filo fuoriesce da questa delica qui e io mi rinfilo nella delica che viene subito dopo senza saltare alcuna delica. In questo modo. Adesso inserite una delica sul vostro ago. Io mi ritrovo a fuoriuscire da questa delica qui, salto la delica che viene subito dopo e mi rinfilo in questa delica. Quindi mi rinfilo appunto nella terza delica. Di nuovo una delica, salto questa e rivado in quella che viene subito dopo. Di nuovo una delica, salto questa e rivado in quella che viene subito dopo. Vado a realizzare questo passaggio esattamente 8 volte, quindi vado a realizzare il quarto passaggio, quindi sempre salto questa e rivado nella delica che viene subito dopo. Quindi abbiamo inserito due perline in R-in-bonno. E poi abbiamo inserito 8 delica al peyote. A questo punto andrò ad inserire di nuovo 2 delica ad R-in-bonno, quindi 2 delica, non salto nessuna perlina e rivado nella perlina che viene subito dopo. Le aggiusto e tiro per bene il filo, in questo modo. Adesso di nuovo 8 delica lavorate al peyote. Di nuovo l'herringbone e di nuovo 8 delica lavorate al peyote. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. Vado ad inserire l'ottava perlina, l'ultima delica di questo lato. Vedete, il mio filo fuoriesce da questa, salto questa e rivado nell'ultima delica, cioè questa qui. Rivado in questa delica qui, che poi è la prima lavorata ad herringbone. Ed ecco qua il lavoro al momento. Adesso risalgo nella perlina, questa qui in alto, lavorata appunto ad R-in-bonno. Inserite nuovamente due delica e rientrate nella delica accanto, in questa, andando verso il basso, in questo modo. Adesso di nuovo una delica e rivado nella prima delica sporgente, in questa. E tiro bene il filo. Poi in questi spazietti equivacanti andrò ad inserire sempre una delica, quindi una delica e rivado nella delica che viene subito dopo. Vedete? In questo modo. Vado ad inserire la penultima delica, poi un'altra delica e mi rinfilo nella perlina andando verso l'alto, questa lavorata appunto ad R-in-bonno. Vedete, così in modo che la lavorazione si stende
e si va anche a definire per bene il nostro triangolo. Di nuovo in questo punto vado ad inserire due d'elica e mi rinfilo nella perlina accanto andando verso il basso, li aggiusto, di nuovo una d'elica e rivado nella perlina, nella d'elica sporgente. Aspettate, ecco qua. In questo modo, vedete? Adesso in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire una nuova delica. Poi arrivo a questo punto, di nuovo una delica e mi rinfilo dal basso verso l'alto in questa perlina qui lavorata in erbibonda. Dopo di nuovo due delica e riscendo nella perlina accanto. Di nuovo una delica e mi rinfilo nella prima delica sporgente di questo lato. Continuo con questi passaggi fino alla fine. Vado ad inserire l'ultima delica di questo lato e osserviamo la lavorazione. Abbiamo inserito esattamente 9 delica qui negli spazietti qui vacanti, poi abbiamo inserito 2 delica qui in alto per realizzare la lavorazione nel rimbomb, di nuovo 9 delica, 2 e 9 delica e di nuovo 2. Questa è appunto la lavorazione. Vado ad inserire l'ultima delica di questo lato, la nona, e vedete, io mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui in basso. Mi vado ad inserire con l'ago e con il filo in queste ultime due perline lavorate ad erbibonda. Quindi ultima delica e mi rinfilo in queste due delica, in queste due. Questo è il risultato, vedete? Ho inserito appunto anche l'ultima delica sul lavoro e questo è il primo triangolino realizzato appunto al peyote. Adesso dobbiamo realizzare un secondo triangolino realizzando gli stessi passaggi. Tenete conto che il secondo triangolino deve essere un po' più grande, quindi io vado a replicare questi passaggi nuovamente e poi quando mi ritrovo nel medesimo punto proseguiamo insieme con la lavorazione. Rieccomi, ho realizzato anche il secondo triangolino, questo è il primo e questo è il secondo. L'ultima perlina inserita sul lavoro è questa delica qui e mi sono rinfilata appunto in queste due deliche andando verso l'alto. Adesso cambio colorazione di delica ed eccole qua, prendo queste qui che sono le Opaque Salmon Cellion, inserisco due delica nuovamente e rivado nella perlina accanto andando verso il basso, in questo modo. Di nuovo una delica, salto questa delica qui e rivado nella delica questa qui sporgente. Questa. Vado ad inserire altre delica in questi spazietti qui vacanti. Quindi una nuova delica e rivado nella delica sporgente. Una nuova delica e rivado sempre nella delica sporgente. Di nuovo una delica e rivado nella delica qui in alto. Di nuovo due delica sul mio ago e rivado nella delica accanto. Li aggiusto. E proseguo con questa lavorazione fino alla fine. Arrivo a questo punto. Vado ad inserire l'ultima delica, la decima. Perché appunto se osserviamo il lavoro vedremo che abbiamo inserito 10 delica qui laterali, 2 lavorate del rimbon, altre 10, 2 lavorate del rimbon e altre 10 delica lavorate al peyote. Quindi vado ad inserire la decima delica e stesso discorso, vado ad inserire l'ago in queste due ultime perline, questa rosa e questa salmone. Quindi infilo l'ago in queste ultime due perline ed ecco qua il risultato. A questo punto inserite una delica sul vostro ago e rientrate nella delica accanto.
Vado ad inserire in questi spazietti qui vacanti sempre una delica. Quindi una delica e rivado nella delica sporgente. Una nuova delica e rivado in quella che viene subito dopo. Di nuovo una delica e rivado nella delica che viene subito dopo. Di nuovo una delica e rivado nella delica che viene subito dopo. Faccio questo passaggio per tutto il giro, ricordando appunto che qui dove è presente la lavorazione nel rimbon, vado ad inserire sempre una delica qui nella punta. Rieccomi, questo è il risultato. Esattamente, ho inserito 11 delica al peyote e poi qui alla punta dove è presente il rimbon una delica. E questo è il risultato. A questo punto mi ritrovo a fuoriuscire da questa delica qui in punta, ripasso all'interno della lavorazione per andare all'interno del nostro triangolo, quindi giro il lavoro per comodità, mi infilo in queste delica, in queste due, mi infilo anche nella terza delica e ripasso in queste due interne. Sono ripassata appunto in queste perline, in queste due, la terza e la quarta perlina. Adesso in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire sempre una nuova delica in questa colorazione e quindi rivado nella delica che viene subito dopo, cioè questa qui. Un attimino che giro il lavoro per comodità. E rientro in questa delica che viene subito dopo, sempre sporgente. In questo modo, vedete? A questo punto, in questi spazietti equivacanti, vado ad inserire sempre una delica e mi rinfilo nella delica sporgente. Arrivato a questo punto, dove è presente questa delica qui sporgente che vi sto indicando adesso con l'ago, questa qui. Ripasso, cioè arrivo in questa delica, rivado direttamente in questa delica sporgente, questa qui di quest'altro lato, per andare ad inserire nuovamente delle delica in questi spazietti qui vacanti. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. Questo è il risultato. Vedete, ho inserito tutte le perline, le delica all'interno del nostro triangolo. Adesso fuoriesco da una delle delica appena inserite, precisamente da questa. Prendo l'altro triangolino realizzato prima, lo vado a mettere in questo modo e adesso vado a cucire i due triangoli a zigzag. Quindi io fuoriesco esattamente dalla seconda delica rosa e quindi andrò ad inserire il mio ago, il mio filo, esattamente, vedete, questo è il primo spazietto, non so se si nota qui, aspettate, tolgo, ecco qui, questo è il primo spazietto, io ovviamente devo andare nel secondo spazietto libero e quindi mi infilo nella terza delica sporgente, vedete? Quindi fuoriesco da questa e mi infilo nella terza delica sporgente, cioè questa qui. Un attimino che infilo l'ago, quindi rientro nella terza delica sporgente in questo modo e unisco le due lavorazioni. Adesso rivado nella terza delica rosa, questa qui interna, questa rosa. Vedete, vado a cucire appunto a zigzag. Adesso rientro nella delica di quest'altro triangolo esattamente nella quinta, quindi rivado nella quinta delica ed eccomi qua, tiro bene il filo e rivado di nuovo in questa delica qui dell'altro triangolo, che poi è esattamente la quarta delica. Procedo con questa lavorazione a zig zag per tutto il triangolo interno e ritorno da voi. Questo è il risultato, vedete? Ho cucito a zig zag questo primo lato e questo è appunto il risultato. Arrivato appunto a questa delica qui sporgente, mi rinfilo anche nella delica sporgente, ve la sto indicando appunto con l'ago, nella delica sporgente, questa qui, sempre del secondo triangolo piccolo.
poi rientrare nella delica, questa qui chiara, del triangolo grande sul retro. E quindi continuare la lavorazione a zigzag anche per questi altri lati. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, ho cucito tutto il bordo interno del nostro triangolo. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa delica qui, questa salmon, che poi è la perlina di partenza per la cucitura zigzag interna. Adesso con l'ago e col filo devo spostarmi e devo esattamente fuoriuscire da una di queste delica sempre sporgenti del bordo esterno della lavorazione del nostro triangolo. Un piccolo consiglio per quanto riguarda le delica da utilizzare per questo progetto, poi ovviamente questa cosa la scriverò anche sotto nell'info box, vi sconsiglio assolutamente questa finitura di delica, che è appunto le Crystal Rose Pink. Per questa tipologia di lavoro vi consiglio delle perline opaque oppure delle Durocat Galvanized, che sono delle perline un po' più resistenti per questa tipologia di lavoro, perché tenete conto che all'interno delle perline bisogna ripassare più e più volte, e queste qui Crystal Rose, ovviamente qualcuna si è rotta e quindi l'ho sostituita durante la lavorazione. Quindi adesso io ripasso all'interno di queste perline a zig zag per fuoriuscire da una di queste perline esterne del nostro triangolo. Rieccomi, sono fuoriuscita esattamente da questa delica qui sporgente, questa qui vedete, la indico appunto con l'ago. E adesso in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire una delica. Questa delica ci consente di andare a collegare i due triangoli, quindi una delica sul nostro ago e rivado all'interno della delica sporgente. A questo punto ripasso in queste tre delica senza inserire alcuna perlina, queste appunto della punta, ripasso in queste delica qui e rientro anche nella delica sporgente, questa qua, per inserire una nuova delica sul lavoro. Quindi una nuova delica e rivado nella delica sporgente, una nuova delica e rivado nella delica sporgente. Realizzo questo passaggio per tutto il bordo del triangolo esterno. Questo è il risultato. Ho inserito tutte le perline sul bordo esterno del nostro triangolo. Adesso vado a realizzare nuovamente la cucitura zig zag per quanto riguarda il bordo. Quindi mi ritrovo a fuoriuscire dalla prima perlina, questa qui sporgente, quella appena inserita, e quindi vado ad infilare il mio ago, il mio filo nelle perline, ovviamente del triangolo quello più piccolo sul retro, nella seconda perlina sporgente. La prima è quella appunto realizzata ad herring bone, quindi vado ad infilarmi nella seconda perlina sporgente in modo da cucire a zig zag anche questo bordo. Mi rinfilo nella seconda perlina salmon e rivado nella terza perlina del piccolo triangolo. In questo modo. Ovviamente le punte, vedete qui la punta è presente appunto di tre delica salmon. Quando vado a cucire l'ultima perlina e mi rinfilo nella perlina, questa qui sporgente, che poi è quelle due lavorate in herring bone, mi rinfilo anche nella perlina, questa qui laterale, sempre lavorata ad herring bone, per poter cucire anche quest'altra perlina e continuare la cucitura a zig zag. Quindi proseguo con questa lavorazione e termino il lavoro. Questo è il risultato. Vedete, ho cucito tutti i bordi esterni della lavorazione e questo è appunto il risultato. Come vi dicevo prima, vedete le punte le ho lasciate libere in modo da avere questo risultato qui frontale. E volendo, dopo non abbiamo alcun problema ad inserire il chiodino in questa parte qui per poi aggiungere la parte interna del ciondolo dei doni della morte. Come vedete, qui ho fatto una piccola variante perché questo modellino qui che ho realizzato anni e anni fa, non ho realizzato le punte, ma le ho lasciate un po' più
tondeggianti. E poi ho aggiunto questa lavorazione qua realizzata appunto al cubic row. E poi con il chiodino, vedete? L'ho passato all'interno della lavorazione per poi creare l'asolina. Quindi adesso non ci resta che realizzare la parte interna con il Cubic Row. Io andrò a realizzarla con delle Rocail 15-0 e poi ovviamente non ci resta che assemblare il tutto. Per quanto riguarda il Cubic Row, vi lascio in descrizione diversi link. In pratica, durante la quarantena ho realizzato diverse live che trattavano proprio l'argomento del Cubic Row. Quindi l'ho spiegato ampiamente in quelle live. Per chi fosse, diciamo, alle prime armi con il Cubic Row, vi lascio tutte in descrizione tutte le live. E sono appunto queste live qui, vedete? Ne ho realizzate differenti, c'è questa qui con Creiamo insieme con le perline, c'è l'episodio appunto del Cubic Row dove spiegavo la lettera A, ma poi infine ne ho realizzate più di una di live e ho spiegato solamente la tecnica. Poi nei prossimi giorni, aspettate se non parte il video, dicevo nei prossimi giorni realizzerò anche il tutorial della lettera A vera e propria. In modo che vi lascio sul canale queste due live dove ho approfondito ampiamente la tecnica del Cubic Row e poi ovviamente vi lascerò dei video per come andare a realizzare la lettera come appunto ho fatto anche in passato per quanto riguarda poi le lettere dell'alfabeto realizzate appunto al Cubic Row. Quindi vi lascio queste live giù in descrizione. Per chi fosse alle prime armi, può ampiamente vedere quelle live lì dove per ore e ore spiego la tecnica. Quindi vi lascio quelle live lì per quanto riguarda la parte centrale del ciondolo dei doni della morte. Rieccomi, ho realizzato esattamente un cerchietto al cubic row con 13 crocette. Questo è il cerchietto appunto realizzato con la tecnica del cubic row. L'unico passaggio che ho aggiunto è ripassare in queste perline interne del cerchietto, sia sul davanti che sul retro del lavoro, in modo da andarlo a stringere e compattare. Vedete, è bello compatto. Queste qui sono delle perline, sono le Opaque Turquoise, le 15-0. Poi per quanto riguarda per la bacchetta di Sambuco, sto utilizzando queste qui che sono le Opaque Mint Green. Sto realizzando, diciamo, un ciondolo dei doni della morte molto molto colorato e molto estivo. Quindi vedete, il cerchietto va all'interno, che poi è la pietra della risurrezione. Poi prendo un chiodino, questo qui è in acciaio inossidabile da 40 mm. Vado ad inserire questo chiodino all'interno. Vedete, qui è la crocetta. Aspettate che provo a zoomare questo passaggio. Eccomi qua. Vedete, questa è la crocetta. La crocetta c'è il foro centrale. Io vado ad inserire proprio in questo modo il chiodino in modo da fuoriuscire dall'altra parte. In questo modo, vedete? Fuoriesco da quest'altra parte. Così. Vado ad inserire sul chiodino delle Rocail 15-0. Ok, ne inserisco all'incirca 4. Vediamo se 4 sono perfette. Ok, 4 possono andare e mi rifilo ovviamente nella lavorazione in alto, sempre nel cubic row, vedete? Sempre parallelo. Io sono entrata da questo punto, quindi ritorno indietro con il chiodino per poter fissare, ecco qua, il chiodino anche dall'altra parte, così. In questo modo. La testa piatta del chiodino si va a bloccare in questo punto, mentre qui in alto vado ad inserire ovviamente altre perline. Vado ad inserire anche in questo caso altre 4 Rocail 15-0 e poi provo per vedere se la quantità di Rocail 15-0 è perfetta. Ok, ho inserito appunto le 4 e
vado ad inserire il chiodino all'interno della lavorazione al peyote, precisamente dove è presente la lavorazione in herringbone, qui in punta, in questo modo. Aggiusto il chiodino, ok, è perfetto, anche se volendo posso aggiungere anche una piccola rocaille lì, quindi proviamo ad inserire un'altra rocaille 15-0, in modo da coprire per bene il chiodino e poi rinfilo nuovamente il tutto all'interno della lavorazione. Ok, è perfetto. In questo modo il gira, vedete, la lavorazione gira tranquillamente e adesso vado a realizzare l'asolina. In questo ciondolo delle doni della morte che ho realizzato in passato, vedete qui in alto ho inserito una rocaille 110. In questo caso qui non vado ad inserirla perché ho creato quella modifica appunto al triangolo per consentire di avere le punte belle definite. Quindi vado a realizzare semplicemente un'asolina. Quindi piego il filo, vado a tagliare ovviamente l'eccesso. Ok, i chiodini d'acciaio sono belli, belli strong e poi vado a realizzare ovviamente. E questo è il risultato. Ho creato appunto l'asolina e questo è il davanti del lavoro. Ovviamente realizzandolo in alte colorazioni il triangolo sembra un pochettino più grande e ovviamente più vistoso. Poi, volendo, voi potete realizzarlo in qualsiasi colore, anche total black o anche in tutto in argento o anche con le plated, quelle lì della Miyuki argento. Il risultato sarà sempre ovviamente un pochettino diverso. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Ovviamente io col triangolino andrò a realizzare anche altri progetti, quindi attivate la campanella per seguirmi e restare sempre aggiornati su tutti i video. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutti!